Okay, we just began the tour at the Egyptian Museum. Sei mila anni fa, una sepoltura, non è mummificazione. Non conoscevano ancora la mummificazione in questo periodo, chiamato il periodo predinastico, prima delle dinastie, prima della storia, prima della scrittura. La civiltà chiamata Magdada II, nel sud dell'Egitto, cominciavano a seppellire i loro morti in questa posizione vitale, il loro corpo, con cui venivano avvolti con la pelle di animale remota, le volte con la stoia, quella che si vede qua, sopra la pelle. Si tratta di un uomo morto all'età di 40 anni, dove il capo della missione archeologica italiana, Enrico Schiaffarelli, Gravellese del Piera, famoso concedi, ha acquistato tutto questo dal sud dell'Egitto e con il corredo funerario comprende le frecce e questi cestini sono tutto regionale, cestini di paglia, fibre vegetali. Fai dei sandali anche. Tutto sì, questo veniva coperto con la sabbia del deserto, perché la sabbia, l'osso della sabbia asciuga, asciuga naturalmente i corpi umani. Questo è il contrario, questa è una striscia lunga di 1570 km, il fiume Nilo, dove la gente viveva, vive ancora lungo Nilo, giustamente, dove c'è acqua, c'è vita, c'è la gente. Ma si trova anche il deserto, due di... Quindi basavano già su questi mesi di trasporto che c'è un remo lungo, come potete vedere, e altri gruppi di persone. Sì, che sarà stato il timone, quello lungo. Se sarà stato il timone, non sarà stato anche il timone molto probabilmente, sono d'accordissimo. E qui è praticamente un'altra barca dove c'è un signore seduto tranquillamente in mezzo alla barca con nero rosso. Sono le donne, forse no, non sappiamo, perché non c'era ancora la scrittura. Poi vediamo adesso, dove il nostro amico sta facendo le foto, sono le urne, cioè nel periodo proto-dinastico, dove cominciano praticamente creando presso le verde anche un pomello qua, avete visto? Un manico qua. Due pomelli dall'altra parte. Vuol dire che molto probabilmente la testa questo è interessante, questo è il nome di lui. Il nome è scritto in lingua egiziana. A meno l'egiziano lo sa, no? Sì, sì, sì. Fluentemente. Perfetto. Dove si
neanche un secondo. Falsa porta permette il parente di andare alla donna a portare la porta per avere contatto tra i morti. Infatti gli allievi rappresentano la padrona della tomba che ha davanti. BC, a freaking tunic. Dalla missione archeologica italiana di Arresto Schiaparelli nel 1911 a Giabalino. Giabalino è una località che si trova vicino a Luxor. Guardate le corde. Le corde sono originali. No, vedete, avete visto? Anche le anfore sono bellissime. Adesso ci sono un'altra.
in un altro periodo. Quest'arpa, per capirla bene, guardiamo il disegno qua. Questa volta sappiamo i nomi, che giustamente quando si trovano i giorni. Il nostro amico è arrivato prima di noi. Sì, sì. Arrivato... Mi piace girovagare. Sì, no, ma ha trovato la pittura più bella, questa. Sì. Voi sapete, sicuramente sapete, penso, che i restauratori italiani sono più bravi al mondo. Sono più bravi al mondo. Quando il giovane Virginio Rosa, che lavorava per Schiaparelli, ha provato la tonte, ha molto utilizzato la tecnica a stretto e sotto questa spazio con la pittura e ma è un aspetto italiano e si sta riuscito su telo praticamente in realtà quella cosa per staccare l'olio. Rappresenta una scena di sacrificio, guardate il sangue, comunque acqua del sangue, da cui il capo che non ha forza per sfruttare la pelle più chiara degli altri. Arrivano adesso questa scena meravigliosa dove si vedono gli asinelli che arrivano, questa è una gerla, questa è un'altra gerla, due gerle di grano. Gli uomini adesso portano questo grano utilizzando questa scala ripida che viene depositato adesso e questo lavoratore viene controllato da un altro, perché nell'antico Egitto c'è sempre qualcuno che controlla. E qui la scena meravigliosa di questi antichi che mangiano da un piatto, una gazzella che mangia. E questi sono i famosi granai, per il deposito, perché lui, il capo della truppa, era anche il tesoriero del re. Anche. Molto interessanti, molto grandi, a vela, quella famosa barca a vela. Si vede la vela, si vede l'asse centrale qua. E se vedono questi tre scudi, essendo militari, allora sono appesi questi scudi davanti. Finita con questa tomba, ho un'altra meravigliosa là davanti. Siamo arrivati adesso al primo periodo intermedio. Siamo intorno a 4.000. Un sarcofago lungo più di 2 metri. Gli occhi si vedono, il freccio, o sulla falsa porta, quella che abbiamo nominata prima, delle ombre. Che qua? La lingua egiziana antica aveva scritta da destra a sinistra, non sempre, ma quasi sempre. Perché ogni volta loro riescono a scrivere da sinistra a destra e possono capire come si può iniziare le parole. O da dove si sente, basta vedere dove sono andati queste facce, queste vecchie animali del cielo, questi animali. Se sono pensati così in questa direzione, allora si inizia da destra. Come nel caso di questo, si legge da sinistra a destra. Questo è il secondo modo. Il terzo modo, dall'alto verso il basso. Se si vedono le scritture verticali dall'alto verso il basso.
vogliamo sapere qualcosa come l'alfabeto e qui abbiamo un figlio come fosse il pane quello lungo francese, sì, sì. La baguette. Andiamo a vedere un corredo meraviglioso e questi sono i lavoratori, i servitù che portano la salma, la barca con la salma, fino alla sepoltura. Salma, mens corps. Poi abbiamo uno che macina il grano. Abbiamo il fuoco che poggia la latra. Tutto il legno. Poi abbiamo quella che è molto bella, quella che se vediamo. Le anfore. She's very important to them. Arrabbiati con lui, è iniziata una specie di guerra tra il clero e il sovrano. Il sovrano l'ha fatto perso, nel senso che non ha potuto rimanere nella città famosa, la capitale imperiale, è andato via, a forza, la città vergine, per venerare quel dio lì che vediamo qua, quel disco solare, con i raggi che finiscono con le manine. Addirittura lui inizialmente si chiamava come il nome del suo antagonista, sì. Poi dopo di lui ha regnato Tutankhamon, suo figlio, quello in su. Guardate questa alabastro. Questi erano per gli oli e l'alabastro. Risalgono all'epoca di Tutmose III, che era un generale, si chiamava Tutmose, quanto il faraone Tutmose III. Armi, queste sono le armi fatte di bronzo e quel bellissimo vaso, guardatelo, con sotto c'è un reghello. Avete notato quel reghello? Sì. Si chiama il cubito. Andiamo vicino a vederlo. Tutto... andiamo anche a fotografare l'insegnamento. Andiamo a fotografare il cubito. Il reghello. Un metro,
gomito reale misura 52 centimetri e mezzo, il gomito normale 42 centimetri e mezzo. Ma il gomito come rendono? Ha anche delle misure piccole. Guardate il dito. It looks like it was 100 years old. Spanna piccola. Che vengano chiamate in lingua egiziana shapti, che servivano al ricco nell'aldilà. Continuavano ad essere ricche, il faraone continuava la sua funzione nell'aldilà avendo i servitù. Detto questo, non vuol dire che venivano seppelliti vivi, no, sono soltanto delle statue, intendo dire. E questo è lo scarabeo. Dobbiamo conoscere che lo scarabeo era una divinità, rigenera quanto il sole, rotola lo sterco. E così veniva nascosto al tramonto, poi la mattina, come sono bene. Questi partecipavano un faraone chiamato Seti I, in faianza, azzurro. Questo è bello da fotografare, queste due, o tutto comunque. Con questa sala abbiamo terminato qua, andiamo giù. Di Tebe per 500 anni, dalla 18esima dinastia fino alla 20esima dinastia. Vicino alla Valle di Re, la Valle delle Regine, lavoravano gli artisti sicuramente. Quelli che hanno lavorato dentro, quelli che hanno dipinto all'interno, avevano un villaggio vicino al posto di lavoro. Si chiama Deir el-Medina. C'erano 120 lavoratori, artigiani, pittori, architetti, poliziotti, tutto recintato il loro villaggio, e lavoravano per il faraone, tra i più bravi di Egitto. Dovevano saper leggere e scrivere. Adesso andiamo con gli occhi a vedere dove esattamente era questo villaggio. Questo è il villaggio. Questo qua, questo potente. Eccolo qua. Deir el-Medina era qua, la valle di Re, la valle del L'ariete è simbolo della fertilità, ma era il dio, il capo di tutte le dee egizie. E questo nome di Amon-Ra. Amon-Ra. Queste le preghiere, questa una statua in calcare. E questo il faraone dietro, che ha avuto l'idea di far nascere questo villaggio. L'idea è nata da due persone, il faraone e sua moglie, loro due. Lui si chiamava, come scritto qua, Amon-Hotep, e lei si chiamava Ahmos-Nefertari. Quindi queste tre statue sono per una regina. Lei e lui furono divinizzati dopo loro un tempo, diventati dei, perché erano voluto bene questo popolo, insomma, calcare e colorato. E poco in mezzo qua c'era una statua loro di serpente. Del serpente praticamente che proteggeva, era una divinità. L'anno è 365 giorni, però non conoscevano l'anno dinastico, e questo che mancava, che poi si è aggiunto nel calendario gregoriano. E qui è scritto però in caratteri diversi, corsivo, nel corsivo, non nel geroglifico, sembra lingua antica, ma un corsivo. Corsivo anche questa poesia, erotic satirical papyrus, can see intercourse between men and women, men from low society and women very beautiful. How does it come? Don't know. Satirical, of course. E così, e questo si è rotto, poi e si vede questi poveri che non sono curati per loro, insomma, non avevano usato le barbe, e le donne, poi la posizione è molto acrobatica, molto, molto buffa, insomma, no? Per questo la casa satirica anche, giustamente, il papiro. Quindi, documento importante, sarà commissionato da un ricco questo papiro qua, per fare, perché il papiro costava, pagando si compra, come i giornalisti una volta. Andiamo a vedere, questo è il progetto di un architetto che ha progettato per la tomba della Messe IV. Intendo dire che siamo nell'epoca della Valle di Re,
dove non siamo nell'epoca delle piramidi, le piramidi già terminate. Questa è l'epoca più recente, questa era la roccia della Valle di Re, queste sono le stanze all'interno della tomba. Questo è una mappa geografica. Dove si vedono le rocce, anche qua, in maniera dove. Quel papiro lì, lo sciogono. I'm sure your father will find this very interesting. You're the one that said before. Che si vedono qua. Non dimenticate che c'era sempre il capo, quello che ha appoggiato il muro, che non fa niente, solo controlla, e queste due che scendono col papiro in mano, e che praticamente sono i capi. So the papyrus over there is describing the building of this tomb. In questo registro qua, uno di 120 artigiani davanti a Osiride, Anubi, la dea Hathor. E loro adesso, con sua moglie, hanno una tavola di offerte fatta dai figli. I figli maschi e femmine. Di nuovo. E guardate le offerte. Rimasta ben conservata, così colorata, da 3400 anni fa. Dice però lui a suo figlio, primogenito, tu devi prendere il mio lavoro, ma devi saper leggere e scrivere. Nota, doveva essere molto giovane per fare un lavoro del genere. Guardate anche i suoi capelli lunghi. Riuscite a vedere? Cioè fa così, fa il ponte. An Egyptian dancer. Sì. Guardate l'orchino. Quindi erano bravissimi. Guardate qua gli schizzi, guardate l'ariete dietro. La scena della guerra, movimentatissima questa, anche la pittura, anche questi pigmenti qua, che venivano usati per colorare, originali, anche le corde. Adesso andiamo a conoscere Schiaparelli, non l'abbiamo visto prima. Funzionario sotto l'epoca di Tutankhamon, si chiamava Maya, e di sua moglie. Questa cappella è la cappella della tomba, del culto, la tomba composta. Hanno portato i dipinti con la stessa tecnica che abbiamo spiegato prima, dove si vede la porta con l'azzurro. Si vedono dentro tutte le cerimonie, ma si vede anche la famosa stele funeraria, dove si vede quel registro in alto, il dio e la dea seduti, quanto il proprietario della tomba, sua moglie, fanno le offerte, pregano a loro due. C'è un'altra cappella, e questa è la scoperta più famosa dalla missione archeologica italiana. Perché è famosa? Perché trovano la cappella, ma trovano pure il contatto di due personaggi, un architetto che è un territorio di lavoro di terra.
Yes. Lì sopra non potevano andare. Schiaparelli ha lavorato, lavorato, andato giù. Oh, era quello che vedremo adesso. Tremoro covered it. È quello che avviciniamo lo stesso qui. Guardate, seguitemi questa parte. Look at these baskets. Come un ha fatto ieri. Sì. 3000 anni e più, 3000 sì. Andiamo a vedere. Vedete, prende l'idea chiara? Questa è la tomba. E questo è il pozzo dove Schiaparelli è andato giù. E poi ha trovato resina, poi la maschera d'oro di lei, questa maschera d'oro di lei, era sopra la mummia e la mummia era dentro quello piccolo, questo piccolo, quello sarcofago. Venite a vedere la radiografia. Salute. Grazie. Aveva artrosi alle ginocchia, artrosi al polmare, aveva calcoli nella cestibella, aveva anche un problema qua, di chiusura qua, al cranio, che mangiava grasso, cosa dice? Questo è lo stato più interessante della mummia di Ha, dell'architetto. Mediano, questo numero 2. Sopra questo sarcofago bellissimo con tutti i gioielli che si vedono qua, che hanno trovato sopra qua questo papiro lungo 14 metri. 14? Guardate la conservazione, guardate queste qua, questa ora qua. È intatto. Sono 8 vacche celeste che erano dei, proteggevano lui per il viaggio dalla vita transitoria alla vita eterna. Come si chiama questo papiro? Il libro dei morti. Ah, il famoso libro dei morti è questo. The Book of Death. Questo è il nodo del vestito della Dea. Questa è la spina dorsale di Osiris. Questo è il dio della scrittura. Ricordate la mostra? La mostra che casomai si è andata a vedere? Top, bravissimo. Le porte sacre. Che deve superarle, le 12 ore della notte che lo doveva superare. Se ha superato questa è la fine del papiro, tra parentesi. L'ultima parte del papiro è questo. E invece dove è l'inizio del papiro? The Russian door. Yeah, right. It's amazing. L'anima vola da una porta all'altra.
anni, ma capitolo di 33 capitoli che sono qua, è il papiro ben conservato. Guardate come brilla qua, originale. Tutto questo, la scrittura di Osiris, le offerte, il padrone, la moglie sua, amata sua, donna di casa, signora di casa. Della famosa Mary, questo fatto di vetro colorato, di alabastro, spilloni per i capelli, pettine, mascara per il trucco, la parrucca vera. Vera vuol dire fatta di capelli umani, fatta di capelli umani, wow. Come oggigiorno hanno le trecce, l'anellino, la parte divisa in mezzo. Due parti di qua, una parte dietro, l'armadio suo, dove è scritto il nome di lei. Guardate, il nome di lei qua, Merit, scritto, il resto quello che abbiamo citato prima. Invece per lui, bracciali, portesi, guardate il cervello dietro, guardate la crema fatta di cera di api, guardate i rasoi, la borsa in pelle, i coltelli, la pietra saponaria, i sandali quando era bambino, i sandali quando era adulto, grandi grandi, questa misura erano 46, come dire. Mamma mia, perché? Guardate le penne, questo è il palettino del colore. Questi sono i colori. Beard. E quel terzo dietro la paletta, non subito dietro quell'altro, è quello regalo, ma there. Una leva, cola per la birra, borraccia, la tavoletta per provare i colori, le cinture e queste qua regalate dagli amici suoi, e questo gioco meraviglioso, specie di scacchiera, regalato da un solo sacerdote amico suo. Invece il cubito reale dorato. Poi abbiamo il tessuto, guardate bene. Eh sì, sono del passeggio, poi lo usavano sicuramente perché hanno le punte magari. Our walking sticks were also used to fend off snakes. Oh, so yeah. I remember using that when I was a kid to catch little snakes. So just hiking sticks. E questo è il cibo. Vediamo tutta la dieta. Egyptian diet. Fat. E questo è grasso, giustamente per cucinare. E questo è il pane. Le focacce e tutte quelle spezie varie, dal cumino, zenzero, persino hanno trovato piselli, hanno trovato verdure tipo zucca, hanno trovato i datteri, hanno trovato varie focacce con dates. E dates,
Dom, un'altra palma egiziana, che fa il dom, queste le farine varie, del grano, il tamarindo, tamarindo, le carube. Maybe there isn't in English a carube. No. No. Carubs, they give it to the horses. Carubs. Oh. Carub. Hay? Horse food. It's carub. Carub. Oh, una... No. Una... Un cibo per il cavallo. Per i cavalli, bravo. Sì, horse food. No, horses. Minestrone. Minestrone. Minestrone, quello. E qui, nelle bibite, c'era cioè il vino rosso, la birra, l'acqua, il latte, persino succo di frutta. Succo di frutta? Sì. E poi hanno trovato il sale. Il sale? Il sale. Perfino il sale. So this is the tomb where the food was found. Nel 1906, 15 febbraio, quando è entrato, è stato proprio alla gengiva. Pictures of the tomb and the crew. So the first thing you saw, right? The workers going into the tombs. Si beve come il tamarindo, questo abbassa la pressione alta del sangue. È una palma che fa questo frutto. Fino oggi si mangia in Egitto questo. Si conosce alle volte il tamarindo e questi qua sono oli. Hanno trovato anche barattole di miele. Le di Schiaparelli l'ha aperto, l'ha assaggiato. Buono. Sì. Ha trovato qua sotto grano, carni, pesci, perfino uccelli. Uccelli, sì. Birds. Fowls. Ha trovato meat, fish, smoked. Perfino affumicato il pesce hanno trovato. La carne cucinata o cruda salva per essere cucinata nel viaggio, dalla vita transitoria alla vita.